Un minuto di storia con Padre Pio dal convento di Sant'Anna in Foggia, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916. Ci troviamo nella sala dell'OFS, dell'Ordine Francescano Secolare, e qui, proprio parlando dell'OFS e parlando del Terzo Ordine Francescano, c'è una sorta di scultura dedicata a Padre Angelico da Sarno, che è stato per diversi anni, non solo qui nel convento di Sant'Anna a Foggia, ma pensate un po', delegato nazionale del Terzo Ordine Francescano, ovvero l'assistente nazionale dell'Ordine Francescano Secolare. Per diversi anni lui contribuì insieme a Padre Vincenzo Fresta nel 1948 alla nascita della Gioventù Francescana, oggi la GIFRA, la Gioventù Francescana d'Italia, e qui ricorda la permanenza di Padre Angelico da Sarno in questo convento. Perché oggi parlare di Padre Angelico da Sarno? Perché Padre Angelico da Sarno nel 1945 organizzò un convegno nazionale dei padri delegati, così si chiamavano, delegati del Terzo Ordine Francescano, e dei ministri provinciali, in cui venne organizzato proprio a San Giovanni Rotondo un incontro dell'OFS. Noi ci troviamo nella sala dell'OFS, l'Ordine Francescano Secolare di Sant'Anna, che ha visto la presenza, pensate un po', di Raffaelina Cerase, di cui abbiamo sentito tanto parlare, della venerabile Genoveffa de Troia, quindi un luogo significativo ed importante anche per Foggia. Perché parlare di questo evento? Perché tra i delegati provinciali, pensate un po', fu un convegno presieduto dal ministro generale dell'ordine, padre Donato Daguel. Tra questi frati c'era qualcuno che arrivava da Macerata. Beh, chiaramente tutti ebbero l'opportunità di confidarsi con Padre Pio, qualcuno si confessò, qualcun altro ebbe l'opportunità di chiedergli qualcosa, di raccontargli qualcosa. Ecco, da Macerata ci furono dei frati che raccontarono a Padre Pio qualcosa di straordinario, e Padre Pio, sempre con la sua candida umiltà, accettava tutto quello che gli veniva raccontato. Beh, era successo che a Macerata, durante la guerra, durante i bombardamenti, c'era una famiglia che presero una fotografia di Padre Pio dicendo: Padre Pio, tu ci devi salvare. In preda chiaramente alla paura, si affidarono al Signore, all'intercessione di Padre Pio, e dicendo così la bomba cadde e non esplose. Un altro fatto straordinario è che una bomba cadde proprio accanto ad una fotografia di Padre Pio e non esplose. Beh, sono tanti piccoli fatti che raccontarono in quel momento al santo di Pietrelcina, che nel momento in cui ascoltava lui disse: beh, ma voi mi fate gonfiare con questi racconti, ma non sono stato io, non dipende da me. E poi il gonfiore viene da fuori, non da dentro. Beh, si è espresso in questi termini, ma quello che ci colpisce è quello che racconta sempre Padre Agostino, perché questo è un racconto di Padre Agostino tratto dal suo diario. Che semplicità, come se tutto questo non lo riguardasse. Il Signore lo mantiene sempre nella sua santa umiltà.